Buongiorno ragazze, buongiorno a tutti. Oggi avrei un appello da fare. Adunque, ci si avvicina alla stagione estiva e quindi al caldo, e quindi col caldo ci avviciniamo ai sandali e con i sandali ci avviciniamo ai piedi, che è una parte del corpo che io detesto. Va bene, ora io capisco che sperare che chi ha dei brutti piedi non indossi sandali sia un'utopia, per cui non lo spero, anche se in realtà lo spero, ma insomma, lasciamo perdere. Capisco che tutti abbiamo caldo, però un minimo di dignità va mantenuta. Allora, non è che tutti i piedi si possono permettere tutte le scarpe, a maggior ragione tutti i sandali. Per cui, due punti fondamentali da tenere a mente. Prima di tutto, l'igiene personale. Non ne voglio neanche parlare di questo aspetto perché mi uscirebbero dalla bocca parole di cui poi mi pentirei. Per cui dico soltanto che come si va dal dentista dopo essersi lavati i denti, ci si mette i sandali dopo essersi fatti una doccia. Punto e chiuso. Il secondo aspetto fondamentale per poter indossare dei sandali è trovare dei sandali adatti ai propri piedi, dei sandali belli. E con belli non intendo costosi, ma intendo che si adattino bene ai piedi. Io vi prego di non barattare mai, mai, mai l'estetica con la comodità, a meno che non abbiate dagli 80 anni in avanti. Allora bene, potete indossare anche le Mefisto per quanto mi riguarda. Prima degli 80 anni nulla, state scomode, ma con dei piedi e delle scarpe belle, decenti, che soprattutto si possono guardare. Pensate anche agli altri, cioè non è che ci siete solo voi, ci sono anche gli altri che vi guardano i piedi, soprattutto gli altri che vi guardano i piedi, per cui pensate anche a noi che guardiamo. Vi racconto solo questa scena e poi concludo. Qualche estate fa sono stata invitata a una festa sulla spiaggia, fra l'altro divertentissima. A un certo punto, da chiacchierare con mio marito, mi blocco perché vedo una che si era messa dei sandali con la zeppa. Dunque, prima di tutto, se ti metti i sandali con la zeppa per una festa sulla spiaggia, sei già cretina, perché affondi, no? Per cui da evitare questo. Benissimo. Ma non solo, non le era bastato indossare i sandali con la zeppa. Aveva scelto per i suoi bellissimi piedi dei sandali con il davanti intrecciato, no? Ora io mi so spiegare male, ma insomma, quelli fatti così. Va bene davanti, per cui con le dita che si vedono. Fra fascia e fascia che si intreccia sul davanti, praticamente lei, il soggetto in questione, non si era accorta che le esondava il mignolino dei piedi da questi sandali. Per cui io vedevo con orrore, devo dire, questi piedi già brutti in partenza, ma in più con dei sandali orrendi da cui esondava ai lati un mignolino, cioè il mignolo era come un'entità a sé stante rispetto ai piedi. Ora io dico è inguardabile, e soprattutto penso che questa persona non abbia amici, perché io ho una mia amica, o anche non necessariamente un'amica, ma una persona minimamente a cui minimamente tengo. Io avrei detto, ascolta, mignolina esonda, si possono mettere questi sandali, scegliene altri più chiusi, evidentemente la forma del suo mignolo non era adatta alla forma di quei sandali. Ecco, per cui io ancora a distanza di anni ho questa immagine del mignolo esondato che mi perseguita. Allora, io vorrei per favore fare questo appello, trovate delle scarpe, dei sandali che non violentino le persone che li guardino. Che li guardano, scusatemi. Ecco, io vorrei soltanto non trovare più questa sensazione brutta di essere colpita da un mignolino che viene fuori. Ecco, questo io volevo dire. Dopodiché passerei alla presentazione di alcuni gioielli che ho realizzato in questi giorni, fra l'altro bellissimi. Ho fatto tre collane modello Capri, dato che quelle che avevo sul sito le ho vendute, le pietre con cui le avevo realizzate non riesco più a trovarle, almeno per ora. Allora ne ho realizzate in altri colori. Inizio con questa. Questa è molto sportiva, Twisted Cord blu da 2,8 mm, Onice blu e giada gialla con il filo di alluminio in color argento. Nel frattempo la tosse mi è passata perché ho preso l'antibiotico. Ecco, chiusura T-bar. Questa è molto sportiva, vedete? Perché ecco, guardate,
blu, argento, non ci sono cristalli, non ci sono pietre sfaccettate che la rendono forse un pochino più impegnativa. Comunque, ecco, io vi faccio vedere questa come sta. Questo è proprio un girocollo, eh? Molto semplice da allacciare, molto semplice da togliere. Bella, come al solito, bella. Un'altra collana, sempre modello Capri che ho realizzato ieri, anche questa super sportiva, jeans, camicia bianca. Ora sembra che sempre no, cosa quando nei negozi, ma questo con un jeans, una camicia bianca, uno si deve sempre vestire questi jeans e questa camicia bianca, che fra l'altro io detesto perché mi dà noia il colletto. Comunque, insomma, guardate. Vedete, questa è una perla che si chiama occhio di gatto perché, come potete vedere, ha dei riflessi al suo interno in orizzontale, come fosse quasi la pupilla di un gatto, no? Le pupille, i gatti, in generale tutti i felini le hanno a fessura, no? Non tonde come le nostre, e questo ricorda molto l'occhio di un gatto. Allora, le perle sono azzurre, turchesi e bianche. Il twisted cord è bianco, o bianca, io non capisco se è femminile o maschile. Il filo di alluminio è color oro e la chiusura è a moschettone. Qui ho lasciato circa 1 cm di catenella in modo che questa collana possa essere regolata un pochino più stretta al collo o un pochino più larga, insomma, questo dipende dai vostri gusti. Ecco. Vedete? Questa è molto bellina, eh? Molto estiva. Questo modello è abbastanza estivo, devo dire. Magari poi in autunno e in inverno troverò dei colori un pochino più adatti, ma insomma, per ora ho fatto questa. Ecco, queste due sono più sportive, se così si può dire, un pochino più portabili. Questa che ho realizzato proprio stamattina, invece, è un po' più da sera, volendo. È un twisted cord nuovo, nuova, insomma, ora mi informerò su. Penso che sia femminile, perché insomma, se si traduce in italiano, corda è femminile. Insomma, comunque, questi sono pensieri miei perché io detesto parlare male. Allora, twisted cord rosso bordeaux, rosso cardinale, non so bene come definirlo, con giada rossa e cristalli di rocca sfaccettati. Ecco, vedete cosa dicevo prima. Le altre due collane Capri che ho presentato non hanno assolutamente perle sfaccettate, per cui in questo senso sono più sportive. La perla sfaccettata, vedete, riflette la luce e, insomma, a mio giudizio è un pochino più da sera. Ecco, ora vi mostro anche qui, ho lasciato sempre un paio, qui forse un po' di più, un paio di centimetri di catenella per farla più o meno stretta, come vi piace. Il filo è d'oro sempre. Vedete? No, questa è bellina, non l'avevo neanche vista ancora indossata, è bellina da morire, dà una luce pazzesca al viso. Devo dire, bellina. Forse me la tengo, non lo so, perché non ce l'ho più queste. La giada rossa l'ho finita. Ora vedo. Forse si vede meglio con questa luce. Vedete, mi piace moltissimo. Questo colore nuovo l'ho trovato ieri. Purtroppo ce n'era solo un rocchetto, per cui ho preso solo uno, ne ho preso uno e finirà presto perché mi piace molto. Adesso vi presento due parure, come si dice, e sono orecchini ad anello. Questi primi orecchini che vi mostro sono col quarzo rosa, una bella perla, sarà 14 mm di diametro. Una bella perla di quarzo rosa liscio con cui ho fatto questo paio di orecchini con monachella abbastanza lunga e anello. Vedete? Ora non, qui sembra bianco, insomma, io capisco che la luce sia, non sia delle luci più ottimali, ma vi assicuro che è quarzo rosa. Poi ora qui c'ho un lucernario su questo soppalco da cui viene una luce pazzesca perché dopo qualche giorno di autunno è tornato il sole, per cui picchia picchia e non si vedono le sfumature. Comunque quarzo rosa, liscio, molto bellino, chicchissimo, fresco, estivo, fresco. Ih, che parola brutta detta per un paio di orecchini.
Non la dirò più. Comunque, sono sicuramente estivi e molto adatti alla stagione che sta arrivando. Questi altri, invece, sono con la monachella ancora più lunga, sempre in alluminio, senza nickel, naturalmente. È una giada verde, però non verde scuro, proprio il tipico colore della giada verde, un pochino più chiaro. Questo, forse, questo colore si vede meglio rispetto al rosa. Sfaccettato, per cui il risultato è un pochino diverso, l'effetto è un pochino diverso rispetto a quello di qua, col quarzo. Vedete? Ora vedete anche la mia pelle orrenda, ma insomma. E l'anello, forse questo si vede meglio, vedete sfaccettato, il verde è un verde chiaro, un misto tra verde prato, verde salvia, un bellissimo verde trovo. Vedete la monachella quanto è lunga? A me piace così. Ecco, quindi anche questa parure, l'ho mostrata, guardate, ecco, forse si vede il verde, è abbastanza veritiero così. L'ultimo paio di orecchini che vi presento, anche perché mi hanno detto tutti, che video lunghi fai, come sono lunghi, una noia bestiale, guardate, e non li guardate, che vi devo dire io, mica vi pagano, Allora, questi qui sono bellini da morire, sono fatti con l'elemento a cerchio finale che è alluminio di 3 mm d'oro martellato con avventurina color pesca sfaccettata e giada color acquamarina. Questi sono lunghi col perno, vedete? Questi sono abbastanza marini, bellini anche questi, ma veramente, se uno è bravo, è bravo. questi sono sempre leggerissimi. Il peso, ricordatevi, è semplicemente il peso delle pietre, per cui sono pietre abbastanza contenute. Questa avventurina sarà un 14 mm, sempre questa 12, per cui diciamo il peso è delle pietre. Vedete l'orecchio? Questa è proprio una prova inconfutabile, non si deforma per niente. Guardate come sono bellini questi orecchini grandi anche con i capelli legati e anche con i capelli sciolti e lunghi, comunque sono orecchini abbastanza grandi che si notano con facilità. Benissimo, dopo aver fatto questa presentazione di cose fatte ieri, io vi saluto, spero che continuate a seguirmi, spero che visitiate il mio sito www.lavispateresagioielli.it, visitate la mia pagina Facebook dove troverete comunque non tutto tutto, ma gran parte delle cose che realizzo e guardate i miei video, seguitemi, guardatemi e vi farò compagnia ancora molto presto. Un bacione a tutti, ciao ciao ciao!